Vendita, assistenza e riparazione di motocicli e biciclette. Ma anche abbigliamento moto e caschi. Cavallini Moto è il negozio giusto per tutti gli amanti delle due ruote. A Voghera, in piazza Garibaldi 12. Buon giovedì a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale per le vie di Voghera risponderanno alla domanda sulla notizia del giorno. Questa notte gli Stati Uniti hanno scritto la storia. Donald Trump è il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America, sconfitta Hillary Clinton, gli americani cambiano completamente strada dopo 8 anni di governo democratico. Cosa ne pensa di questa scelta degli americani? Purtroppo è una scelta un po' azzardata secondo me, perché Trump, secondo il mio parere, è un guerrafondaio. Speriamo che abbiano fatto una scelta giusta, però lo auguro per tutto quanto, anche per il mondo stesso, perché se Trump decide una cosa storta, vabbè, è amico di Putin, per amor del cielo, però con la Germania già contro, anche se io un tedesco, tra parentesi, nativo. Però insomma, tutto sommato è sempre un azzardo, secondo me è un azzardo. È un po' complicato pensarlo, perché tutti pensavamo che Hillary Clinton ce la facesse. C'è stata la sorpresa, vedremo, non so giudicare quello che potrà effettivamente fare, se rispetterà quello che ha detto in campagna elettorale oppure cambierà qualcosa, e vedremo insomma. Non si può dire niente in anticipo rispetto a quello che poi sarà effettivamente l'operato. Mi auguro che insomma possa portare dei benefici al mondo intero, questo considerando che è l'America. Ma non ho seguito molto queste elezioni, però per quanto mi riguarda gli americani hanno fatto la loro scelta e evidentemente va bene così. E, niente, non si può più tornare indietro, quindi... Tu dici: non voglio giudicare la scelta degli americani, se hanno scelto questo candidato evidentemente perché credevano valesse molto. Sicuramente, di sicuro non hanno votato in pochi, quindi le sue idee personalmente non le conosco molto, neanche quelle della Clinton, quindi secondo me non si pentiranno della scelta che hanno fatto. Pensa che la sua elezione potrà avere dei risvolti, secondo alcuni, negativi anche a livello internazionale? C'è chi addirittura dice che con Trump si creerà una terza guerra mondiale addirittura. Ma è il mio parere, purtroppo è il mio parere. Penso che però, se l'America, il popolo americano ha scelto di questa strada, penso che per loro possa andare bene. Internazionalmente, tutto sommato, tutto si risolve. Ci sarà sempre un buon senso da parte di tutto il mondo che aiuterà Trump eventualmente andare sulla retta via, senz'altro. Lo capisco questo, sì, questo è in base a come il personaggio potrebbe lasciare intendere questo. Mi auguro di no, mi auguro che invece possa portare dei miglioramenti, cosa possiamo dire, perché effettivamente la situazione mondiale non è che sia bella già in questo momento. Vediamo, dai, solo questo. Grazie. Prego. Sicuramente avrà dei risvolti, non so se positivi o negativi, però ripeto, la sua politica estera, comunque le sue idee in politica estera non le conosco. Sicuramente Presidente degli Stati Uniti d'America ha tanto potere comunque anche per dare dei risvolti sia in Europa comunque anche in Italia.